Ma di immagini positive che sono nella mia mente ce ne sono tante. Abbiamo fatto delle belle vittorie. Ricordo la vittoria a Verona. Poi sicuramente anche le ultime due partite che per me personalmente sono state un po' più, diciamo, gratificanti personalmente perché ho trovato la via del gol. Ma ce ne sono tante, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, parlo in generale della squadra, però sappiamo che ecco, non è stato fatto nulla, quindi adesso ci aspetta inerente al 2019 un girone di ritorno tosto, perché sappiamo che si alzerà il livello, perché le squadre davanti si rinforzeranno e saranno ancora più agguerrite per cercare di raggiungere ecco, l'obiettivo che si sono prefissati. E allo stesso tempo dietro le squadre che lotteranno per la salvezza non regaleranno punti, quindi ecco, quello che personalmente spero è ecco, di avere la stessa voglia e la stessa fame che abbiamo avuto in questi primi mesi e cercare di fare qualcosa di importante per noi e per i nostri tifosi. Sì, quello è inerente personalmente a un'altra squadra, quindi normale che è stato un anno importante dove ho festeggiato, però adesso sono qua e ecco, spero di trovare delle belle soddisfazioni pure qua. Ma sinceramente no, erano due squadre diverse, due squadre impostate in maniera diversa a livello come gioco, come rosa, quindi non trovo delle situazioni simili. Ho trovato qua però un ambiente compatto, una società seria, sana, un gruppo splendido, un allenatore molto preparato, quindi ecco, sono molto contento e spero di riuscire insieme a trovare, ecco, delle belle soddisfazioni. Ma è un allenatore che cura il dettaglio, un allenatore molto esigente, che ti fa sempre stare sul pezzo, non fa abbassare la concentrazione mai, quindi ecco. Da inizio settimana prepara la partita in maniera molto attenta e quindi poi alla fine penso che in questo periodo i risultati si stanno vedendo che c'è una squadra organizzata che sa quello che deve fare. Beh, innanzitutto sappiamo che il Benevento è una squadra forte, una squadra costruita per la promozione, con una rosa ampia, che ha grosse scelte, grosse alternative. Quindi sappiamo che è una partita difficile, però come siamo noi, una squadra che ha voglia di punti, come siamo noi, quindi cercheremo ecco, Sì, è da un attimo da rivendicare questo 3-3, ma io là vedo il bicchiere mezzo pieno. Era la prima partita, squadra totalmente nuova, hanno fatto, se non ricordo male, 60 minuti alla grande, quindi ci sta poi che si poteva avere un calo. È normale che sul 3-0 rimane quell'amaro in bocca per aver perso quei punti, però adesso al di là della partita d'andata noi dobbiamo guardare adesso al presente e cercare ecco, di fare punti per cercare di stare là con quelle squadre forti che hanno un obiettivo importante. Mentre per quanto riguarda il centrocampo, è arrivato Taxidis, vi siete allenati per una settimana insieme. Che impressioni ha fatto che vorrebbe essere con tutto il rovinato un tuo compagno di reparto già nei prossimi impegni? Ma presentare Taxidis
È facile, nel senso che parla il suo curriculum, è un giocatore importante, ha giocato squadre importanti, quindi è arrivato qua, grossa disponibilità, si sta allenando bene e quindi poi sarà il campo a parlare, ma siamo contenti di averlo qua con noi e speriamo ci possa dare una grossa mano. Ma innanzitutto loro rispetto all'andata, alle ultime partite, hanno già giocato con un modulo diverso, quindi già tatticamente potrebbe, se poi confermeranno ecco, la strada che hanno intrapreso nelle ultime partite, un modulo diverso, delle uscite diverse per noi, delle soluzioni anche per noi a livello offensivo diverse, quindi sarà una partita complicata perché, come ho detto prima, è una squadra forte, organizzata, con un bravo allenatore, quindi dovremmo essere molto bravi a cercare di trovare la via del gol e poi limitare ecco, le loro azioni offensive perché hanno un reparto, un pacchetto offensivo molto, molto forte. Come scusa? Ma guarda, come ho detto prima, ce ne sono così tanti bravi che faccio fatica, ne toglierei 4-5. Quindi no, sono bravi. Cioè, adesso al di là non mi va di fare un nome perché poi fare un torto agli altri. Conosco anche dei ragazzi che ho giocato insieme, quindi so il valore di questa squadra e quindi dovremmo essere veramente preparati, attenti a tutto. Guarda, io posso solo parlare quello che vedo durante la settimana, perché sì, al di là poi delle chiacchiere, però poi io vedo il campo e vedo come si allenano i miei compagni, quindi su questo punto di vista sono molto tranquillo. Sono ragazzi splendidi, professionisti seri, quindi su questo non mi pongo minimamente un problema. Insigne.